Mi piace lavorare, mobbing, è il titolo del secondo film della rassegna Insicurezza sul lavoro, promossa dalla CISL della provincia di Cuneo. Sarà proiettato questa sera alle 21 nel cinema Monviso di Cuneo. L'ingresso è gratuito. Qui abbiamo la situazione di una donna che si ritrova costretta ad essere emarginata da tutte le mansioni lavorative e a vivere una vita difficile, già perché dal punto di vista privato è divorziata con una figlia, ma non soltanto, anche psicologicamente si ritrova in una situazione di insicurezza proprio legata a questo motivo. Sono tre i film della rassegna e tutti hanno lo scopo di diffondere una cultura della sicurezza sul lavoro. Il filone che attraversa tutti e tre i film è un contrasto tra la quotidianità e la sicurezza, la ricerca di una vita tranquilla e normale, invece a confronto con un'insicurezza che viene dettata dall'assenza di leggi correttamente rispettate all'interno dell'ambiente di lavoro. L'ultimo, l'Avvocato De Gregorio, sarà proiettato il 9 novembre. Segna proprio la linea di confine della legge, fuori legge e nella legge, perché lui è un avvocato che poi a causa di una situazione personale si trova ai confini di una truffa, praticamente coinvolto in una truffa, decide di smettere questo lavoro e poi incontra sulla sua strada una donna che in seguito ad un incidente mortale che ha coinvolto il marito è costretta a prostituirsi. Il riavvicinamento di queste due figure che sono entrambi fuori legge, ma io dico per legge di cuore, li riporta entrambi alla ricerca della legge, della corretta legge, forse alla ricerca di una sicurezza.